Eccomi qua, buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo qui dal Micro Megamondo, da Esapolis, con una diretta molto speciale. Saluto tutti quanti, coloro che sono già connessi con noi, che ci seguono sempre con le dirette. Sarà una puntata veramente importante. Non andiamo a vedere stavolta il lato più estetico, più bello, più affascinante, ma per noi sempre bello, estetico, affascinantissimo, ma quello che magari ci darà un po', ci dà un po' di problemi nella nostra vita, nella nostra esistenza, perché il micro megamondo è molto complesso, è fatto di tanti organismi e molti di questi condividono anche le nostre abitazioni, i nostri spazi, il nostro cibo e dobbiamo competere con loro, loro competono con noi. Come sapete la battaglia è difficile e tante volte la vincono loro, ma soprattutto poi bisogna aggiornarsi anche ai tempi che corrono con la chimica, con i prodotti, con l'ecologia, la sostenibilità e tanti temi. Oggi ne parleremo con esperti veramente molto importanti e molto bravi, però intanto io voglio salutare qui i nostri giovani, le Invincibili con Gabriella. Ciao! Carissime, bellissime, sempre tutte e tre, e abbiamo anche con noi Riccardo, che ce l'ha fatta. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Dove ti trovi Riccardo? Te lo chiedo sempre perché sei sempre in giro. In questo momento, come potete notare dallo sfondo alle mie spalle, sono tornato a Modena, diciamo, nella mia terra natia. Quindi è quello il tipico sfondo di Modena, infatti. Io quando vengo a Modena vedo sempre dappertutto edifici con tutti i visti fuori. No, bellissimo. No, perché ti abbiamo già visto con quello sfondo, ovviamente, dirette precedenti. E so che avevi problemi di connessione, ti vedo sempre più abbronzato, vuol dire che il sole delle Alpi ti fa bene. Mi ha anche un po' bruciacchiato. Sì, no, i problemi di connessione sono risolti, ma stamattina c'era un guasto sulla linea, tutta Modena era senza internet, quindi... Caspita. Beh, allora, sì, ho sentito che ci sono guai anche delle caserme di carabinieri in Emilia Romagna, oppure in Lombardia, no? Lombardia, Piacenza, mi pare. Non ho sentito. Anche loro hanno guai. Ho sentito la notizia sul telegiornale, mi ha un po' sconvolto, chiusa per spaccio la caserma, traffici vari. Speriamo che non sia vero, ma insomma, non è il massimo. L'Italia è un po' che va a rotoli per certi aspetti, anche perché queste qui sono istituzioni di riferimento. Allora, adesso continuiamo. Oggi è una puntata un po' dove evochiamo molti animaletti che sono considerati delle disgrazie e dovremmo vederli un po' così oggi, perché alla fine, insomma, loro si attaccano a noi per sopravvivere. E con le Invincibili, adesso ti saluto intanto Riccardo, andiamo a esplorare intanto, come al solito, un pezzetto dei nostri musei di Esapolis e soprattutto la sala dedicata, se non sbaglio, ai parassiti, Parassitopolis, non è vero? Sì, esatto. Infatti siamo in diretta proprio da Parassitopolis e le ragazze infatti ci parleranno di due animaletti che sono messi qui. Chi comincia, ragazze? Allora, senti, Francesca, sei tu che cominci e Vasma ti fa le riprese in giro, siamo molto organizzati anche su questo, vediamo se riesco anche a collegare il suo... Eccolo qua. Perfetto. Cos'è che tu fai vedere? Un classico parassita? Sì, un topolino comune. C'è l'audio da togliere il telefono? Se no vi sentiamo sempre con l'audio. Ecco. Allora, che ci fa il topolino lì? Perché è lì il topolino? Perché praticamente il topolino intanto è un...
Ha già chiamato. No, ma lo stiamo vedendo, non preoccuparti, l'asma sta ripetendo. Ah, ok. Allora, il topolino comune è qua perché è un parassita che può infiltrarsi nelle case e prenderti tipo pezzettini di pane o altre cose che gli piacciono. Ma perché è un problema, oltre a mangiarci qualcosa? Ecco, vedi che sta facendo vedere perché un percorso. Può, tipo è capitato anche a mia mamma che gli ha mangiato dei fili della corrente. Ah, quindi non mangiano solo cose che stanno dei vivandi, diciamo, cose che si lasciano lì, ma fanno danni praticamente. Sì. Ecco, dovete imparare, voi che siete giovani, che i topolini sono molto carini, però effettivamente quando entrano in casa possono portare anche malattie, sporcizie, eccetera, quindi è bene che rimangano fuori della casa. Ma lì mi pare che ci siano altri animaletti. Il topolino intanto è collegato, mi Basma ce lo può far vedere con la cucina, no? Non so se Basma ci sente. Prova a far vedere la cucina, facci una panoramica lì. Ecco, vedi, c'è il suo mondo che finisce sotto il lavandino. Se tu apri sotto lì le portelle, chi viene a visitare il museo può anche avere questo tipo di esperienze. C'è la casa del topolino. Eccola là. C'è la casa del topolino. Ci sono tutti i cubi che collegano. Ecco. Allora, a te piacciono i topi? A me... sinceramente sì. Ecco, però se ti fanno i guai, com'è che metti insieme il fatto che ti piacciono e poi anche ti combinano dei guai? Gli corri dietro con la scopa? No, c'è il mio gatto che li allontana. Ma guai, io so che i gatti non mangiano più topi da tanto tempo, semmai catturano per divertirsi qualche lucertolo e uccellino, ma ormai i topi non lo fanno più. Allora, Barma, c'è un dito davanti alla telecamera. La mia gatta qualche giorno fa ha portato a casa un topolino, l'ha preso e l'ha ucciso. E l'ha portato al gatto più piccolo, che ha cominciato a giocare con il topo morto. Aspetta che lo facciamo vedere inquadrato bene. Sì. Allora, però Basma adesso ci dirà anche qualcos'altro su quella sala lì, perché è piena di storie sui parassiti, schermi, monitor, giochi, eccetera. Però mi pare che adesso Basma ci possa mostrare ancora qualcos'altro che abbiamo realizzato per i visitatori, per allietarli la giornata. Sì. Cos'è che ci fate vedere, Basma? Allora, oggi io vi parlerò delle zanzare. Allora, le zanzare... specialmente nascono in acqua, poi appunto queste zanzare sono parassiti e ci sono tante specie di queste appunto zanzare, tipo le zanzare tigri che possono trasmettere la febbre gialla, ma non da noi per fortuna, per il momento insomma. La femmina, per distinguere la femmina, solo la femmina punge, il maschio mentre no. Ma perché punge la femmina? Per il sangue, per... sono delle specie di vampiri, dei vampiri praticamente. Sì. Ascolta, ma a te sono simpatiche le zanzare? Faccio la stessa domanda che ho fatto a Francesca. No, quindi non hai riguardo, quando ne vedi qualcuna cosa fai? Delle volte le lascio stare perché, cioè non voglio, cioè delle volte le lascio stare, però quando mi, quando mi danno fastidio, addio. Sai, molte persone si fanno queste domande, ormai sono tutti animali e cercano di trovare una forma di equilibrio per non dover infastidire, diciamo, animali e sopportarli, però a un certo punto o noi o loro, no? Appunto. Si portano poi malattie anche molto gravi. E insomma, poi danno anche reazioni particolari. Bene, Basma e anche Francesca, grazie per questa presentazione. Noi rimaniamo collegati perché poi voi ascoltate quello che diciamo e vediamo cosa ne viene fuori. Avremo degli esperti anche per fare delle domande, in caso se ne avete qualcuna e se sentite un po' delle cose che vi piacciono, vi interessano, vediamo un po'. Allora, benissimo, adesso cerchiamo di scollegare loro, ritorno io. Allora, continuiamo il nostro percorso con un importante professore che lavora all'università, eccolo qua, il professor Mario Principato,
Buonasera. È anche uno dei più grandi esperti. Vediamo se riesco a chiudere anche una presentazione che ho qui che non riesco a togliere, che volevo tenermi. Ecco qua, che è anche uno dei più grandi esperti internazionali e nazionali, soprattutto di, che lo conosciamo bene, di parassiti e di ogni genere che infestano l'ambiente, ma anche e soprattutto gli interni. Ho detto bene, Mario? Sì, diciamo, noi studiamo da 40 anni gli artropodi patogeni in ambiente confinato, quindi qualsiasi ambiente chiuso può avere, diciamo, questi artropodi che possono causare problemi dermatologici, soprattutto dermatologici, ma anche respiratori all'uomo. E se volete mi ricollego a quanto hanno detto le ragazze, mostrando quel topolino. Ecco, una delle cause più frequenti di dermatite strofuloide è proprio il topolino, il criceto che viene tenuto dentro casa. Spesso attrae un parassita, un acaro mesostigmato che si chiama Ornithonissus bacoti, che è un acaro ematofago, cioè lui succhia il sangue del topolino e poi si nasconde nella lettiera, nei pressi della gabbia, vicino alle sbarre, insomma in luoghi riparati. E naturalmente di notte esce e se dormiamo in quella stanza succhia il sangue anche a noi. Quindi stai dicendo che chi ha passione di tenere anche in gabbietta questi animali deve fare molta attenzione al proliferare di questi acari. E se ne accorge perché presenta, diciamo, una dermatite, presenta proprio delle punture, non tipo quella delle zanzare, ma diciamo delle piccole lesioni con un alone eritematoso centrato da una microvescicola. Diciamo, questo è lo stroppo. Mario, tu hai un'esperienza molto vasta perché lavoravi per parassitologia e malattie parassitarie degli animali all'Università di Perugia, o sbaglio? Sì, sì, all'Università di Perugia. Quindi diciamo anche dove, perché è importante, poi se chi ti vuole cercare ti troverà anche poi in internet. Sì. Facilmente, sì, diciamo, perché sei un punto di riferimento. Beh, diciamo, io dirigo il centro di ricerca Urania, che è questo che vedete, che è un centro di ricerca privato, diciamo, che fa capo a me. E dopo, diciamo, faccio anche, diciamo, attività, diciamo, didattica nell'Ateneo di Perugia, sia nella facoltà di veterinaria che nella facoltà di agraria. Ad agraria insegno entomologia ed acarologia, diciamo delle produzioni animali ed agroalimentari, quindi diciamo tutti quegli artropodi che causano dermatiti nelle industrie. Anche lì. Ecco, quindi saprai darci un'idea di quali sono i principali parassiti degli ambienti confinati, che si chiamano così un po' strutture, so che sono tanti e non basterebbero 5 minuti per descriverli, però un'idea così importante per capire cosa sta girando in questo momento nelle case in Italia. Certo, assolutamente sì, lo facciamo tutti i giorni. Io avevo preparato un piccolo PowerPoint, brevissimo, proprio per farvi comprendere questo, e cioè che gli artropodi che possono causare problemi all'uomo possono venire dalla casa e quindi dalle strutture abitative, ma possono venire anche dagli animali o dal cibo che introduciamo all'interno di un'abitazione o anche dalla vegetazione circostante all'abitazione o diciamo piante che teniamo dentro casa. Vedete, praticamente noi che cosa facciamo? Possiamo svelare, diciamo, attraverso una tecnica che si chiama EDPA, esame diretto delle polveri ambientali, sia gli infestanti, quindi gli infestanti della pasta, della farina, del mangime per animali, eccetera, ma anche, diciamo, i patogeni, cioè quelli che determinano problemi all'uomo, attraverso una tecnica particolare che consiste semplicemente nel raccogliere la polvere da terra, spazzando semplicemente in terra. Questa polvere ci viene inviata da tutta Italia e noi lì cerchiamo le tracce degli artropodi patogeni, cioè di quelli che causano dermatiti.
e vi faccio posso vedere. Posso interromperti solo un attimo, Mario? Prego, prego. Perché mando adesso una scritta sotto che forse tu non vedi, ma hai un saluto dal professore Nico Stella. Ah, eccomi, no? Che dice, conosciuto una vita fa a Perugia, dove avevo un grande amico, il professor Bruno Baldelli. E noi salutiamo anche Enrico. Sì. Enrico Stella è un grande amico, lui era assistente, diciamo collega del professor Rivo Secchi dell'Istituto Superiore di Sanità. Assolutamente. Ha fatto la tesi, insomma, molto bravo, un appassionatissimo e bravissimo entomologo. Volevo farvi vedere questo mucchietto di polvere. Vedete, io dico sempre, la polvere si legge come si legge un libro. E questa polvere, un entomologo normale forse non vede nulla o quasi nulla, ma un entomologo che si interessa di artropodi patogeni come me e come i miei allievi vede tante cose. Come vedete, diciamo, in questa immagine ci sono tracce di cefalonomie, di piemotes, di trombicula, di glicifagus, eccetera, eccetera, di vari parassiti. Ora guardate, volevo iniziare molto rapidamente dicendovi questo: la dermatite, che è più frequente in questo periodo primaverile estivo, diciamo oggi, proprio adesso, è una dermatite data dal cosiddetto acaro del tarlo, un acaro che noi abbiamo segnalato in Italia per primi nel 1995, ad un tarlo che si chiama Oligomerus ptilinoides, che è praticamente quello che determina le lesioni che qui vedete. E vedete, l'acaro è questo, è un acaro piccolissimo, invisibile a occhio nudo, però ha dei peliceri, vedete, stilettiformi, con cui punge ripetutamente la cute umana nel tentativo di paralizzarci, un po' come se fossimo una larva di tarlo, perché lui in realtà fa questo, punzecchia la larva del tarlo e quindi tenta di paralizzarla. La stessa cosa fa con noi e determina le lesioni che qui vedete. La cosa curiosa che ormai tutti sanno è che questo acaro, vedete, quando è gravido, quando è incinto, diciamo, giusto, presenta diciamo un opistosoma, diciamo la parte terminale della pancia, molto gonfia, e all'interno di questa pancia, pensate, sviluppano diciamo interamente gli acari, da piccoli fino ad adulti, e loro partoriscono soggetti adulti. E pensate la cosa curiosa, che prima escono i maschi, che aspettano vicino all'apparato genitale femminile l'uscita delle femmine, poi escono le femmine che vengono immediatamente fecondate. Quindi escono da questo acaro e si spargono nell'ambiente, salgono nei vestiti e finiscono, diciamo, per pungere l'uomo, perché loro in realtà sono semiciechi, ma vengono attratti dall'anidride carbonica che noi eliminiamo attraverso la cute. E insieme a loro spesso ci sono altri artropodi, come quelli che vedete qui. Vedete, quello arancione si chiama Cefalonomia gallicola, è una piccolissima formica, ma di circa un millimetro, e l'altro invece è Scleroderma domesticum, un'altra specie di formichina, che in realtà non è una formichina, è un microimenottero betilide, se vogliamo essere precisi, ma sono entrambi aculeati, ed entrambi fanno la stessa cosa che fa l'acaro del tarlo, e pungono l'uomo. E la cosa caratteristica è che spesso, come vedete in questa immagine, le lesioni sono una dietro l'altro, perché camminano sulla pelle e con l'aculeo lo infilano, diciamo, sulla cute, determinando queste lesioni caratteristiche che sono chiamate lesioni strofuloidi. Ecco, vedete, questo è l'aculeo, queste sono alcune lesioni. Qui avevamo fatto, vedete, una prova con una larva di Galleria mellonella, e vedete, questi puntini neri sono le aree di necrosi che il veleno di questi betilidi ha prodotto, diciamo, sulla cuticola di questa larva, fino naturalmente ad ucciderla. Ma mentre nel periodo estivo, primaverile estivo, sono questi
insetti e questi acari che determinano dermatiti. Nel periodo autunno-invernale abbiamo una dermatite importantissima chiamata glicifagosi, legata, correlata alle muffe. Quando abbiamo la casa un po' umida, quando si formano, come vedete, delle macchiette di muffa o semplicemente di umidità sulle pareti, su questa muffa, su questa umidità sviluppa un acaro che qui vediamo in colonia, che ci causa tanto prurito, ma che si chiama Glicifagus domesticus. Ve lo faccio vedere, ecco, vedete, è questo qui, le cui setole sono fortemente irritanti, sono pluriramificate, come vedete in questa immagine, si infiggono sulla cute e determinano questa tipologia di lesione scabbia-like, che somiglia in qualche modo a una fase iniziale di scabbia, e spesso dai dermatologi è confusa proprio con la scabbia banale, con l'inizio di scabbia banale. Poi gli episodi arrivano a noi, mandano la polvere e noi diagnostichiamo la presenza, diciamo, di questo acaro. E allora basta, diciamo, intervenire sull'ambiente, come sicuramente ci dirà il vostro amico disinfestatore, ci sono vari modi per intervenire e il paziente guarisce dalle lesioni, da queste lesioni che vedete di carattere dermatologico. Ma, ecco, Mario, io per un attimo faccio la connessione con tutti voi, perché è successo qualcosa nelle linee, non solo a Modena oggi, il problema di Internet, ma anche ad altre parti. Adesso vi ho ripresi. Spero che non sia interrotto il sistema di connessione con tutti, magari chi ci segue può dirci se ha avuto interruzioni di qualche tipo, però è molto bella veramente la tua presentazione, molto interessante. Io purtroppo ho perso un pezzetto, ma spero di poter recuperare. Ma possiamo anche, se volete, dialogare senza che io faccia un monologo e una presentazione. No, va benissimo, perché siamo molto curiosi di vedere questi animali pestiferi, però importanti, perché ci condizionano moltissimo. Sì, guardate, volevo farvi vedere questa immagine. Questi acari che vedete qui sono dei dermatofagoides, cioè sono degli acari che si nutrono delle micromuffe che sviluppano sulle squame cutanee che noi perdiamo dentro il letto. Cioè questi stanno dentro il nostro materasso, e questa specie in particolare, il dermatofagoides farine, può determinare prurito, senso di camminamento sulla cute, diciamo lesioni da grattamento e così via. Quindi è un acaro, diciamo, che è stato molto importante per tanti anni per i problemi respiratori che determina nell'uomo, però è anche importante sotto il profilo dermatologico, perché può dar luogo a problemi cutanei, soprattutto a prurito. E veniamo adesso agli animali con cui avevamo già introdotto la presenza di questi artropodi. In primis, certamente nel periodo autunno-invernale c'è la pulicosi, cioè le pulci del cane e del gatto. Mi dicevi che le pulci poi proliferano molto d'inverno, cioè quantomeno si fanno sentire di più d'inverno. Più d'inverno, perché è d'inverno che hanno necessità del sangue. Loro sono capaci di rimanere impupati dentro un'abitazione anche per mesi, ma poi nel periodo invernale schiudono, sono nascoste dietro il battiscopa, queste pupe, dietro gli infissi, eccetera. A un certo punto schiudono e troviamo le pulci adulte, queste che vediamo qui, che pungono preferenzialmente, vedete, alle caviglie, nelle parti distali degli arti inferiori. E la traccia che noi troviamo nella polvere è questa che vedete qui, le tipiche feci delle pulci, che sono praticamente arricciate come una chiocciolina, in genere sono ricurve, e questo ci fa capire che all'interno di quell'abitazione ci sono questi insetti. Se volete una curiosità, è quella che la pulce del cane in genere non vuol pungere l'uomo, appetisce il sangue del cane, vuole il sangue del cane preferenzialmente. La pulce del gatto invece, che si trova anche sul cane, appetisce sia il cane sia l'uomo, e quindi è sempre questa ad essere implicata nelle dermatiti e nella pulicosi.
Senti Mario, un'abitudine che vedo spesso nelle case è che i gatti stanno dappertutto e vanno anche sui letti a dormire. Non è il massimo questo, quindi, per... No, direi di no. Il gatto deve essere assolutamente sano. Per vedere se il gatto è sano è facilissimo, almeno da questo punto di vista. Voi non dovete fare altro che metterlo su un foglio di giornale, su un quotidiano, e poi lo accarezzate e lo spazzolate. E tutto quello che cade, peli, cellule, forfora, eccetera, la ripiegate, la mettete su un barattoletto e ce la spedite. In 24 ore vi sappiamo dire se il gatto è sano, cioè se ha residui di pulce o se ha la cheiletelliosi. Vedete, la cheiletiella è un acaro del pelo del gatto, questo acaro che vi sto mostrando, che punge la cute umana, ma il gatto viene praticamente, non ha perdita di pelo, sembra quasi che non abbia lesioni, però causa questa dermatite abbastanza grave, come la vedete. Anche qui vi svelo un piccolo segreto: se volete svelare la cheiletelliosi nel vostro gatto, quindi sapere se il pelo del gatto c'ha questo acaro che poi vi pungerà, basta che voi lo accarezziate da dietro la nuca fino alla base della coda, muovendo i polpastrelli sulla sua cute. Se, muovendo i polpastrelli, voi apprezzerete come dei piccoli brufoletti sulla cute del dorso del gatto. Questo è un segno tipico della cheiletelliosi, è un modo per sospettare. Veramente, veramente molto, molto, molto interessante. Io ti sto ascoltando con grande interesse, perché poi come museo, sì, puoi immaginare, no? Abbiamo anche queste visibilità, le persone ci scrivono, quindi dobbiamo saperle anche indirizzare alle persone giuste, per, o dare già dei consigli al volo per poter dare delle risposte. Esatto, cioè apprezzare, diciamo, accarezzando il gatto, questi piccoli brufoletti, insomma, ci indica che potrebbe esserci la cheiletelliosi. Poi, ecco, ricordo, ecco, questo acaro, vi faccio vedere, non so se vedete la mia freccia. Sì, si vede bene. Ecco, mentre la muovo, questi esemplari di parassiti che vedete sono rarissimi, ce li hanno pochissimi istituti in Europa. Queste che vedete sono delle larve, semplicemente delle larve di un acaro molto grosso, che in realtà è una zecca molle, che si chiama Argus reflexus. E queste larve sono attaccate al piccione, restano attaccate al piccione, e quando il piccione si posa sui davanzali spesso si staccano e invadono le abitazioni. Sono piccoli, quanto una capocchia di spillo, molto piccoli, un millimetro e mezzo, due, e vanno a pungere le persone. Spesso abbiamo avuto episodi di bambini nella culla, nel loro lettino, eccetera, in cui si è avuta appunto una dermatite provocata da questi acari. Posso farti una domanda che mi viene spontanea? Perché una delle ultime puntate poi abbiamo parlato spesso del morbo di Lyme, che è trasmesso da zecche. Questa è una zecca molle, non è una zecca dura. Infatti tu sei arrivato qui adesso, vedo, a delegare. Però queste altre zecche molli possono trasmettere anche malattie, non il Lyme, magari, ma altri tipi? No, è stato smesso. Questa è una buona notizia. Inizialmente si pensava che potessero trasmettere la borrelia, invece no. E in Italia, pensate, tra invece le zecche dure, quindi le vere zecche, cioè le zecche che si trovano sui nostri mammiferi, tra tutte le zecche, le specie che noi conosciamo, soltanto Ixodes ricinus, soltanto questa zecca longirostrata, vedete, con questo rostro così lungo, può trasmettere Ixodes ricinus. Tutte le altre, per esempio la zecca comune del cane, che è Ripicephalus sanguineus, non può trasmettere la borrelia. Però diciamo, in America, dove c'era stata, diciamo, la descrizione della borreliosi più importante all'inizio, perché era comunque diffusa in un'ampia area del pianeta, però lì sono altre specie di zecche che la trasmettono? Altre specie di Ixodes. Altra specie di Ixodes. Quindi il genere è affine proprio a questo tipo di ricchezza. Assolutamente sì. Non so se vedete questa immagine, questo è il rostro, diciamo, l'apparato boccale di una zecca. Questo organo che vedete con tutti questi denticoli retrovolti è l'ipostoma, sarebbe l'organo che rimane infisso nella cute quando la zecca si fissa sulla vostra pelle dopo, per esempio, una scampagnata. Allora, per estrarlo,
per estrarlo è necessario girare la zecca come quando girate le lancette di un orologio. Girate bene questa zecca, dopodiché la tirate via e vedrete che viene via senza che questo ipostoma si spezza. Perché ecco, senso di rotazione orario, anti-orario, indifferente. Orario, sì, orario, perfetto. Però viene più facile in senso orario, naturalmente. E se per caso questo ipostoma che si trova sulla parte inferiore della zecca venisse a rimanere nella cute, ecco che è come una spina, come un corpo estraneo, e allora la parte si potrebbe tumefare, si potrebbe gonfiare un pochino, potrebbe diventare dolorante. Però se avete catturato la zecca, se l'ipostoma non c'è e la parte è lievemente dolorante, non vi dovete preoccupare più di tanto. Se invece l'ipostoma è al suo posto, quindi non si è staccato, ma la parte, quindi il punto di inoculo, è dolorante, e naturalmente potrebbe intervenire anche febbre, quindi sintomi sistemici, ingrossamento linfonodale, eccetera, allora vi dovete preoccupare, correre dal medico, che provvederà naturalmente a fare una copertura con antibiotico. Questo è fondamentale da sapere, assolutamente. Ma so che tu ti occupi chiaramente a 360 gradi di molte di queste problematiche e sei stato anche innovatore, nel senso che hai scoperto specie nuove, tecnologie, modi per difendersi, e ti sei occupato moltissimo anche degli alimenti, quindi formaggi, prosciutti, favorendo, per dire, che vengono conservati in qualche modo, stagionati, ecco. Certo, perché diciamo gli alimenti entrano anch'essi dentro le abitazioni, e se noi ci troviamo a portare dentro casa degli alimenti, quali possono essere dei prosciutti, dei salumi, dei formaggi molto stagionati, nei quali si forma esternamente un po' di muffa, e certamente potremmo avere dentro casa lo sviluppo di colonie, non soltanto di questo acaro sotto che vedete, che si chiama Tirofagus putrescens, un acaro pressoché innocuo, diciamo, per l'uomo, ma soprattutto di Glycifagus domesticus, quell'acaro di cui vi parlavo prima, legato all'umidità, con setole pluriramificate, che vi darà un grande prurito. Avvertite un grande prurito, vi grattate, non tutti in famiglia stranamente hanno questa problematica, però piano piano nei mesi successivi tutti accuseranno, diciamo, questa sintomatologia cutanea, che poi diventa sempre via via più grave anche con lesioni da scarificazione, e la causa è questo glycifagus, che noi diagnostichiamo semplicemente con l'esame della polvere. Spazzano il pavimento, ci mandano questa spazzatura, diciamo questa polvere, che raccolgono nel pavimento, e in 24 ore noi gli diciamo dove è localizzato e come fare. Possiamo ricordare, Mario, questa bellissima presentazione, e io vorrei invitarti ancora, anzi possiamo parlare ancora perché è un argomento molto, non abbiamo molto tempo ancora, diciamo avremmo già terminato, però diciamo a chi inviare i campioni per avere informazioni su quello che colonizza la nostra casa e come fare, così diamo un'indicazione anche pratica, adesso molto più... Sì, guardi, io ho messo proprio all'inizio proprio questo, e ho messo un... ecco. E questi sono i nostri recapiti, è il centro di ricerca Urania, il nostro laboratorio, questo è il numero a cui tutti telefonano, è www.edpa.it, sarebbe esame diretto polveri ambientali, sarebbe, diciamo, il sito dove potrete trovare tutte le notizie. Su ecco, come quindi si adesso quelli che ci ascoltano, quelli che vedranno questa diretta registrata, che sono molti di più di quelli che ci ascoltano al momento, abbiamo moltissime visualizzazioni, sanno che questo è un punto di riferimento per risolvere quantomeno i loro problemi. Una volta conosciuto però la causa, bisogna poi passare anche alle soluzioni che sono anche ecologiche, tra virgolette, no? Cioè, anche come si gestisce l'ambiente interno di casa. Esattamente, io vorrei dire questo, che noi diamo anche dei consigli su come risolvere il problema, ma noi non ci sostituiamo al disinfestatore, che svolge un ruolo importante, fondamentale, spesso è realmente fondamentale, non si potrebbe mai fare a meno del disinfestatore, però ricordatevi anche che la disinfestazione moderna, la disinfestazione di oggi, è una disinfestazione che deve essere tesa al minor utilizzo di piretroidi, una disinfestazione che tende a mirare
l'obiettivo. E quindi, diciamo, se attraverso le DPA conosciamo qual è il nemico da combattere, sarà poi per il disinfestatore molto semplice risolvere il problema. E vi faccio un allora, esempio. Prego. No, un esempio è questo. Se io ho la chelitelliosi, che è data dal mio gatto, e ho questa dermatite, vado dal disinfestatore, ma il disinfestatore non sa che la causa è il gatto e quindi disinfesterà tutta l'abitazione, naturalmente facendo uscire il gatto, facendo uscire le persone. Poi rientra il gatto, rientrano le persone, questa persona continua ad essere punti. Ecco l'importanza della diagnosi. Ecco, non so se mi sono spiegato. Allora, certo, Benissimo, ti ringraziamo moltissimo. Voglio dire anche un'altra cosa per introdurre poi chi presenta con me anche questa diretta, che è Riccardo Apolloni, che si occupa, è biologo evoluzionista, ma si occupa di scovare fake news e fake in generale, in modo così simpatico anche, che tu mi hai segnalato una cosa interessante, che ci sono metodi di disinfestazione che sono venduti per abbattere gli artropodi che infestano la casa, ma non funzionano assolutamente, mi parlavi dell'ozono. Beh, vabbè, adesso non mi fate dire qui in televisione queste cose, perché c'è chi ha investito tantissimo. Noi abbiamo testato l'ozono in tutti i modi immaginabili. L'ozono è un ottimo virucida, un ottimo battericida, un ottimo antimicotico, ma non funziona minimamente né sugli acari né sugli insetti. Questo lo devo dire per onestà intellettuale, assolutamente no. Funziona bene col conto corrente disinfestatore, però qualcosa fa anche di questi tempi, serve anche quello, perché il Covid serve disinfettare in questi tempi, è giusto. Però vabbè, possiamo permettersi una battuta. Mario, sei stato veramente eccezionale e penso che abbiamo solo esplorato in superficie. Mi piacerebbe ritornare anche facendo vedere magari più in dettaglio alcune cose, perché sono sicuro che ci hanno seguito in tantissimi, vedo anche le persone che si sono segnate qui nella diretta, e ti salutiamo e ci vediamo presto. Tu rimani pure collegato, io adesso oscuro chiaramente la tua presentazione, certo, la tua figura, ma ci sentiamo prestissimo. Grazie di tutto. Allora, benissimo, abbiamo introdotto così con le fake, diciamo, anche la figura che noi abbiamo abbinato a queste fake, ma in verità lui è un grande ricercatore, scienziato, giovane, Riccardo Apolloni, che adesso è senza non lo sentiamo perché ha il microfono disattivato. No, l'ho attivato. Vogliamo che ti associarti, sai che quando mi succede spesso che a me, ma a tutti, si lavora con un soggetto e poi ti associano a quello. Tu sei un bravissimo entomologo, ricercatore, eccetera, e ti sei prestato a fare qualche piccola polemica, giustamente, ma in modo soft, e l'abbiamo fatto anche adesso, però cercando di dare delle informazioni corrette, perché non è giusto andare avanti a fare cose sbagliate, giusto Riccardo? Infatti. Poi tra l'altro devo dire con un po' di malignità verso me stesso che i miei amici e i miei familiari mi dicono sempre che far polemica mi riesce molto bene. Io avevo intuito questo, ma mi piace questo aspetto, perché abbiamo bisogno di persone che vadano a scavare anche dentro le cose un po' sgradite, che non si devono dire, ma si devono dire perché dobbiamo migliorare come popolo e come cultura. Lo facciamo quindi in modo senza presunzione, quindi alla fine va bene, insomma. Noi lo facciamo senza presunzione, sappiamo di essere fallaci ugualmente, che qualcuno ci riprenda pure, saremo felici, anche saremo un sorriso, perché si sbaglia tutti, l'importante è magari la volta successiva informarsi meglio. In questo caso io vedo qualcosa di tuo, lo aggiungo qui allo streaming. Faccio partire, diciamo così, la serie di immagini. E allora, oggi appunto, visto che parliamo di parassiti della casa, che è un po' uno speciale delle nostre dirette, ho pensato di parlare di un tema che è, diciamo, popolarissimo, è una cosa che si sente spesso dire, e so che anche i nostri amici che ci seguono, insomma, come Marco Colombo, ecco, e anche Emanuele, così fanno anche loro una battaglia contro le fake news su questo soggetto, che è appunto il famigerato ragno violino, il cui nome scientifico è poi l'Oxoschlens rufescens, ma è, diciamo così, comunemente, diciamo, noto come ragno violino, ecco. Ci sono una, più che delle fake news, potremmo dire che c'è una costellazione, una galassia di fake news attorno al ragno violino. Ecco, adesso io qua ne ho preso un campionario, molto spesso ovviamente viene messo l'articolo e poi, come vedete, nella foto c'è un ragno che non c'entra niente col ragno violino, e questo è un classico. In altri casi ovviamente sono molto sensazionalistici, come in questo caso ragno violino e allarme in tutta Italia, come se fosse una specie
di invasione o epidemia, cosa che non è mai nel caso del ragno violino, o ancora vigile morso dal ragno violino, sono vivo per miracolo. Anche questa, insomma, diciamo che è un po' così. Beh, avrà preso paura, dai, sarà stato debole di cuore, per cui anche il ragno violino può incidere. Può darsi, però dobbiamo dire che, beh, effettivamente, ecco, intanto di cosa parliamo? Parliamo di questo animale qua, questa è una figura presa da un articolo scientifico, questi sono appunto dei ragni violino, maschio e femmina. E perché viene chiamato ragno violino? Perché, come vedete, è, diciamo così, c'è una macchia nella parte, diciamo così, anteriore del ragno, ecco, che sarebbe il cefalotorace, che ricorda un po' la forma di un violino. Questa macchia può essere più o meno evidente, in questo caso non era neanche troppo evidente, se andiamo nell'altro esemplare è un po' più scura, si vede meglio, però diciamo che è una buona caratteristica distintiva. Poi diciamo che in generale è un ragno che è molto, molto appunto rufescens, come dice il nome scientifico, quindi è molto un colore, diciamo, arancione pallido, comunque color crema nell'addome, e ha delle zampe molto lunghe e vive tendenzialmente nelle zone della casa un po', diciamo, appartate, come gli armadi, gli angoli delle stanze, eccetera, eccetera. E ama soprattutto girare di notte, quindi lo si incontra generalmente che, diciamo, cammina, diciamo così, di notte, ma lo si può anche incontrare se apriamo qualche contenitore, eccetera, anche di giorno. Ecco, ma quello che volevo dire è perché sono spesso esagerate le notizie. È vero che è un ragno con un morso pericoloso, è vero che in alcuni casi le manifestazioni cliniche sono molto gravi, ma si tratta veramente di una percentuale minima dei casi. Più della metà dei casi si risolve nel giro di pochi giorni con un'irritazione, con una piccola necrosi locale, una piccola infiammazione. In alcuni casi l'infezione progredisce, va avanti, diciamo così, e interessa, per esempio, se sei stato appunto sul braccio o sulla gamba, interessa tutto l'arto. E in questo caso ovviamente bisogna intervenire con antibiotici e con le terapie adeguate. In casi rarissimi l'infezione partita dalla necrosi tissutale dove c'è stato il morso si propaga per via sistemica anche attraverso il flusso sanguigno in tutto il corpo, dando luogo a, diciamo così, a un interessamento di tutto il corpo e anche di organi molto lontani dal punto in cui la persona è stata morsa. Ma questo è un caso eccezionale, cioè possiamo poi dire anche per chi viaggia che ci sono specie del sempre dello stesso genere, l'Oxoceles, come reclusa, che in America, esatto, poi anche un'altra specie in Cile, in Sud America, che sono molto più tossiche. Lo stesso tipo di veleno, lo stesso tipo di azione, ma le lesioni sono molto più grandi e possono veramente essere brutte. Ma comunque sono anni che i ragni non ammazzano più nessuno, tutte le specie di ragni. No, mi pare che sia che non dobbiamo avere tutto questo timore dei ragni. Esatto, poi tra l'altro in questo caso particolare leggevo anche un articolo che non ho riportato che diceva il veleno si è propagato in tutto il corpo, no, non è cioè non è come un serpente che ha un veleno neurotossico che nel giro di pochi minuti o addirittura pochi secondi il veleno riesce a propagarsi tramite il flusso sanguigno in tutto il corpo, no, è un veleno che agisce localmente, poi l'infezione si può anche propagare in tutto il corpo, ma questo, voglio dire, banalmente può succedere anche con un morso di un altro animale, con un morso di un gatto o anche con una puntura di zanzara. Se uno si gratta e si infetta la ferita, può dare luogo a una setticemia che è un'infezione generalizzata, ma sono casi veramente rarissimi e estremi. Quindi assolutamente non è una cosa, prima di tutto non è una specie infestante, quindi non è una specie che troviamo con centinaia di individui dappertutto che fa delle invasioni. E poi soprattutto è una specie che è poco aggressiva, quindi già di per sé morde poco, solo veramente se lo si prende in mano, lo si stringe o lo si pesta. E poi anche i casi in cui le infezioni sono gravi sono veramente pochissimi. Io mi preoccupo molto di più delle zanzare che dei ragni violini, ovviamente. Io non voglio impaurire chi si ascolta, però mi ricordo la notizia in America, hanno fatto l'indagine, ne hanno trovati, non so, centinaia dentro una casa. Non è vero quello che dici, di solito sono veramente pochi esemplari o anche uno solo, quando c'è. Però mi ricordo in New Mexico, ma sai, questi posti sono un po' particolari, mi pare,
e questi erano pieni di ragni violino, quelli americani, nessuno è mai stato sì, punto, peraltro. Peraltro nessuno è mai stato punto, ma in questo caso, l'altra sta casa particolarmente, diciamo, era la famiglia Adams, non so chi era che aveva il proprietario di questa casa. Pazzesca. Certamente farebbero fatica a venderla. Italiana, diciamo così, quindi il Rufescens, parlo di, una, diciamo, della, di un contesto locale, poi chiaramente in zone, diciamo, quasi subtropicali come il Messico può succedere di tutto, ecco. Ma per chiudere benissimo la presentazione, volevo anche un po' presentare una cosa un po' particolare, perché uno pensa sempre che le fake news vengano da Facebook o da Twitter o dai social o da dei giornali, diciamo così, del grande pubblico, per il grande pubblico. Invece molte fake news capita che vengano anche da pubblicazioni scientifiche, che può succedere, è molto raro, ma può succedere. E a proposito di questo ho portato l'esempio di questi due articoli che cito perché nel testo, che non ho riportato perché è molto noioso, appunto è scientifico, nel testo viene detto che un certo tipo di dermatite e di necrosi è una diagnosi del fatto che ci sia un morso di un ragno violino. Questo è assolutamente sbagliatissimo dal punto di vista clinico, ci sono molte pubblicazioni a riguardo e l'unico modo, lo dico anche per le persone che magari avranno a che fare, anche se spero di no, con il morso del ragno violino e si troveranno a dover andare in ospedale, l'unico modo certo per fare una diagnosi di appunto di morso da ragno violino, l'oxoselismo, diciamo così, termine tecnico, è vedere il ragno, diciamo, sul proprio corpo, vedere che ti morde, cosa che non è facilissima perché il morso non è doloroso, conservare il ragno, intrappolarlo, metterlo in una scatolina e andare in ospedale dicendo mi ha morso questo ragno dentro al barattolo e credo che sia un ragno violino. Allora in quel modo puoi dire è veramente un morso da ragno violino, certo. E le cause sono quelle. Però sì, altrimenti l'abbiamo anche già detto che poi gli effetti si vedono a ore di distanza e quindi non si accorge subito e quindi non associa immediatamente. Tante volte però ho sentito persone che l'hanno visto perché erano a letto, in doccia, in asciugamano, hanno visto il ragno, per cui devono raccogliere, raccogliete sempre il ragno che vi morde o l'animale se riuscite. Non è così difficile, so che può fare impressione e paura. Poi guarda, qui c'è Stefano Vanin che salutiamo anche, che è collegato qui in diretta con noi. Se qualcuno vuole leggere un bel giallo sul ragno violino, il morso della reclusa di Fred Vargas. Grazie Stefano, che speriamo di rivedere presto insieme, che ha fatto delle presentazioni bellissime su entomologia forense e l'ultima sulle mummie e sugli insetti che le colonizzano. Quindi un'altra bellissima puntata. Grazie allora Riccardo, veramente molto interessante. Oggi abbiamo un sacco di argomenti ultra interessanti, quindi corro, ti salutiamo intanto e torno un secondo solo dalle invincibili, ma veramente velocissimo, non so se ci siete, eccole qua, eccole qua. Allora, velocissime, cosa vi è parso di questo primo giro di parassiti? Vi piace adesso il gatto, gli animali, la casa in casa, i formaggi, i salumi, adesso guardate con altri occhi tutte queste cose, Sì. Però qual è la vostra conclusione di tutti questi parassiti che avete visto? Sono molto interessanti, sì. E cosa volevo dire? L'acaro, anche gli acari di prima, sono stati molto interessanti perché appunto io oggi sono andata giù in garage, appunto ho visto questa polverina e non mi immaginavo mai che c'è appunto questo acaro. Bene, allora bisogna conoscere, studiare, imparare un po' di cose per difendersi. Grazie, ci sentiamo dopo con voi e adesso andiamo a incontrare anche un grande professionista, un esperto, si chiama Franco Casini, eccolo qua, ciao Franco. Tu sai, sei un esperto che va anche in televisione nazionale perché vivi in una città importante che è Milano e sei uno degli esperti che si occupa di disinfestazione con la ditta Pest 2000. E sei anche un grosso esperto perché tu hai studiato, sei laureato in agraria e ti sei impegnato ad approfondire molto l'entomologia con grandi maestri che hai avuto anche all'università. Assolutamente sì, professor Susi, professor Marelli. Proprio una richiesta di prima, adesso vorrei trovarla, eccola qua, te la metto sotto, Gianluca Doremi che salutiamo anche, il nostro carissimo anche interlocutore,
E sarebbe interessante anche sapere qualcosa della cimice setulare, la cimice dei letti. E noi siamo arrivati qui da te con l'ansia per questo animale. Per cosa sta succedendo? Che animale è? Quante ore abbiamo a disposizione per parlarne? No, abbiamo pochi minuti, però tu so che sai darci un po' di abbastanza in 2-3 minuti. Animale, cioè, sembra una cosa nuova, in realtà è un problema parecchio vecchio, un problema che abbiamo da 30.000 anni. Era un po' sparito alla fine degli anni 50, probabilmente perché si usavano dei principi attivi tipo DDT piuttosto tosti, piuttosto forti, perché si tendeva a disinfestare in maniera generica e totale un po' tutto quanto, e poi soprattutto abbiamo cambiato abitudini, ci siamo dimenticati che esistono, quindi non stiamo più in guardia, ed è aumentato tantissimo il flusso di persone da un posto all'altro del mondo, persone, merci, tutto quanto. Fatto sta che da metà degli anni 90 le cimici dei letti sono tornate, sono comparse più o meno contemporaneamente in buona parte del mondo, anche se hanno cominciato a farsi vedere in America, cioè Stati Uniti, Inghilterra e Australia, quindi tutti i paesi anglofoni, ma si sono riversate. Sono molto diverse, Franco, dalle cimici che la gente conosce sulle piante. Che stanno... possiamo... piante tu ci hai portato delle immagini che così possiamo vederle? Ho tutte le immagini che volete. Posso farvene vedere una diversa prima? Si stava parlando... Sì, prego, cosa. Prego. Allora, visto vediamo se riesci a condividere rapidamente. A condividere l'immagine, che sono poco pratico con questo affare. Vediamo un po'. Devi aprire prima l'immagine e poi fare share screen. Aspetta. Vediamo un po', però non la vedo. Allora, vediamo se riesco... Eccola. Eccolo qua, perfetto. Si diceva che ci sono pochi rani violino in giro, che ce n'è uno o due. Questa è una trappola per blatte nello spogliatoio di un ristorante. Ce n'erano, credo, una quarantina. Era buono il ristorante? Non era neanche male, qualche blatta nelle cantine, negli spogliatoi sotto, ma niente di così strano. No, ma io mi riferivo a che i ragni apprezzano i ristoranti. O comunque apprezzano le blatte che ci vivono dentro, insomma. Torniamo a noi. Immagini di cimici letti, ve ne posso far vedere quante ne volete, ho diversi... Sì, però dovresti lasciare la condivisione, se no facciamo fatica andare a lasciare la condivisione in modo che le vediamo, se cambi immagine, puoi scorrere con le frecce solite, se sei su una cartella di immagini, per esempio. Non è la stessa cartella, ma adesso sono sulle cimici, arrivo. Perfetto. Io tanto ricordo che Franco, finché lui smanetta, lui opera a Milano, dove si registra continuamente un aumento di questi animali che poi... non stanno solo nelle case, ma si muovono con noi, quindi treni, mezzi pubblici, chi fa percorsi particolari, anche dove l'igiene, diciamo, si arriva sempre un po'... Sì, qualsiasi situazione in cui le persone dormano o stiano ferme per almeno una ventina di minuti, preferibilmente al buio, ma non necessariamente. Per cui le possibilità di trovare le cimici sono in teoria più o meno infinite. In pratica, sì, è più facile incontrarle negli alberghi, nelle strutture di accoglienza. Una domandaccia che ti faccio subito, te la sparo al volo. Questi animali, intanto, possiamo dirlo che non trasmettono, per fortuna, malattie, fanno solo punture. È vero? No, non mi sarebbe mai venuto in mente di allevarli. Ma questo è tanto per tranquillizzare, però sono molto fastidiose le punture. Poi, peraltro, io le ho provate su me stesso, come hai fatto anche tu, e non le senti proprio. Cioè, quando ti pungono, sono veramente... hanno un'anestetizzazione fantastica. No, allora, semplicemente, quello che noi vediamo della cimice, vediamo se vi trovo l'immagine, dovrebbe essere qua pronta. E qui dice Stefano Vanni, aereo tratta Manchester-Roma qualche anno fa, c'erano le cimici. Sì, negli aerei, tra l'altro, non sono neanche comunissime, perché... Eccola qua. Dunque, se vado semplicemente... Devi chiudere, o ti muovi con le frecce nella presentazione su un'altra immagine, oppure devi chiudere quella che stai facendo e riaprirla, però diventa molto complicato per noi gestirla in diretta. Vediamo, perché ho troppo tempo. Riesco. Eccola qua. Devo andare un po'... Ecco, quello che vedete qui... Puoi solo ingrandirla adesso un po', magari, così la vediamo meglio. Aspetta. Fantastico. In realtà la puntura della cimice praticamente non si sente. Non si sente, dipende. Se vi stanno pungendo 100 cimici è un po' come stare sulle ortiche. Se vi punge una cimice sola, uno non se ne accorge. Perché? Perché ha quell'apparato boccale che si chiama rostro, che sembra una cosa incredibile,
e che uno pensa sia dolorosissimo, ma che in realtà non viene adoperato per penetrare la pelle. È sostanzialmente solo una guida, serve per centrare bene il punto in cui penetreranno gli stiletti, ma quello che entra sono queste due specie di capelli qui, che iniettano una sostanza, sì, che è anestetica, rubefacente, per aumentare la circolazione, eccetera, ma in realtà sono delle cose finissime e capillari, per cui se uno non sta lì proprio a guardare, non nemmeno si rende conto sostanzialmente. Ecco, quindi possiamo dire che la cimice non è come la zecca che infila un grosso rostro spinoso. No, un capello, quindi... ma qui è difficile accorgersene. Non passano malattie, come dicevo prima, non è conosciuta scientificamente, non c'è nessuna evidenza scientifica di trasmissione di malattie. C'è la possibilità teorica, ma in condizioni talmente improbabili da essere in realtà assolutamente non plausibile. E per quanto riguarda le conseguenze del morso, purtroppo sono assolutamente soggettive, nel senso che è una reazione allergica a quello che viene iniettato, e quindi c'è chi reagisce con dei pruriti, dei ponfi, dei rash cutanei, addirittura si può arrivare allo shock anafilattico, e c'è chi invece nemmeno se ne accorge. Però oddio, ci sai dire, se io vado in un albergo, in un ostello, da amici o dove voglio, insomma da qualche parte, ci sono dei modi per capire se ci sono cimici prima di mettermi nel letto? Sì, è una cosa che andrebbe fatta in continuazione, cioè nel senso ogni volta che si dorme in un posto che non è casa propria, bisognerebbe cercare i segni delle cimici per sapere se si sta dormendo in un ambiente sicuro o non sicuro da questo punto di vista. E comunque anche a casa propria il letto una volta al mese sarebbe consigliabile controllarlo, quantomeno la zona attorno al letto. Diciamo che se ci sono le cimici sono di sicuro nel raggio di 1,5 metri da dove uno appoggia la testa per dormire. Cioè, quindi se la moglie manda il marito a dormire sul divano in soggiorno, per qualche motivo che adesso non diciamo, deve guardare lì poi anche. Sì, no, allora il discorso è, il problema è che le cimici non sono molto attive, in realtà stanno nascoste e escono solo per mangiare. Però hanno tutti dei meccanismi di feromoni, di regolazione che regolano le loro aggregazioni. Quindi quando cominciano a diventare tante in un posto, cominciano a frequentare dei posti, a cercare di spostarsi in posti sempre comodi per raggiungere l'ospite, ma diversi per non trovarsi troppe tutte assieme. Durante questi spostamenti, poi magari, non so, uno prende la coperta, la sposta sul divano, prende il cuscino, lo sposta sul divano e ci ha spostato anche delle cimici. Capita spesso che siano le femmine gravide che si fanno spostare più facilmente, e questo spiega come una bestia che normalmente si sposta molto poco, non è tanto attiva, possa veramente andare a finire a migliaia di chilometri di distanza nel giro di poche ore. Cioè uno arriva in un albergo, appoggia la valigia sul letto, le cimici vengono fuori, lo pungono, qualcuna, siccome ce ne sono già tante, decide che la borsa vicino al letto è un posto più sicuro perché non c'è l'odore di altre cimici lì, è un posto confortevole vicino all'ospite, e si trasferisce lì. Uno porta a casa la borsa e dopo 3 mesi sta. Ecco, quindi l'errore grave che si può fare, diciamo sorridendo ovviamente, è quando si torna a casa di sparare le valigie poggiandole sul letto. No, l'errore è prima. L'errore è quando si va fuori, non so, si arriva in albergo, si butta la valigia a fianco del letto, la giacca sul letto e poi si va a vedere come il bagno, si va fuori a vedere il panorama, si fa magari un giro, si scende al bar e si lascia lì qualcosa che potrebbe comunque cominciare a muoversi e infestarsi. E poi il ritorno. Per cui è importante proprio controllare prima di dormire e poi controllarsi il caso ogni tanto per non essersele portate. Tu hai delle immagini che ci rendono l'idea di dove si nascondono, dove si infilano questi animali? Ovunque, nel senso, le cimici sono animali tigmotattici, cioè sono animali a cui piace stare a contatto con altre cose, sia con la pancia che con la schiena. Per cui qualsiasi fessura, crepa, piega del tessuto, cerniera lampo, qualsiasi cosa... Presa di corrente, non lo so... Prese di corrente, retro della struttura del letto, anzi si tende tutti a pensare ai materassi, in realtà i materassi sono una scelta, una seconda o una terza scelta. Loro peluche? Peluche? Dipende se sono pelosi o se non sono pelosi, perché la cimice si muove male sulle superfici pelose, e quindi se è un peluche in stoffa, diciamo, poco fioccosa, è facile che venga infestato. Se invece è un peluche a pelo lungo, è praticamente impossibile trovarci. Quindi cimici. Le bambole di pezza, diciamo, sono preferite. Le bambole di pezza sì, ma non so, l'orsetto tutto bello peloso, tutto bello foffoso, magari c'è il collarino di stoffa e le cimici sono lì, perché è un posto tranquillo. Ma sul pelo ci vanno poco volentieri.
quando uno prova a mettersi una cimice su un braccio, se è in una zona con dei peli lunghi, di solito ne viene fuori e poi comincia a nutrirsi, proprio perché ci si impigliano con i tarsi, perché fanno fatica a muoversi sopra. Cosa fai tu quando trovi un ambiente infestato? Che terapia proponi, diciamo, per risolvere? La prima cosa che propongo è di non fare assolutamente niente prima che arrivi un tecnico competente, perché le cimici sono un po' controintuitive, quindi si tende a fare un sacco di cose che a noi, cioè alla persona, sembrano ragionevoli e giuste, a un tecnico competente preparato sono delle cose che complicano un sacco la situazione. Per cui buttare il materasso, buttare il letto, mettersi a spruzzare roba, sostanze a caso, insetticidi, sono tutti errori gravissimi. Cioè uno quando scopre delle cimici dovrebbe fermarsi e dire ok, aspettiamo che arrivi il disinfestatore. Anche perché da quello che leggo in letteratura sono diventate come le nostre due giovani invincibili con gli insetticidi, sono diventate molto resistenti. Sì, ci sono allora DDT è stato inventato, cioè riscoperto nel 1940, è passato, prima veniva usato solo dalle forze armate e poi dal 1945 è stato anche passato all'uso pubblico, diciamo. Il primo caso di cimici diletti resistenti nel 1948. Il che vuol dire che in 5 o 8 anni si sono bevute tranquillamente uno degli insetticidi più micidiali che abbiamo mai messo in campo. Già dagli anni 50 c'era resistenza ai piretroidi, c'è resistenza a diversi carbamati. Il problema è le cimici sono poco esposte agli insetticidi, perché hanno un rivestimento celoso della cuticola che tende a far aderire poco le goccioline. Perché il meccanismo per ingestione praticamente non esiste. Le blatte camminano sul veleno, sulla polvere che è rimasta del trattamento, poi dicono, oh, guarda, le zampine sporche, aspetta che me le pulisco. E se le puliscono con la bocca e quindi ingeriscono l'insetticida. Le cimici hanno una siringa sostanzialmente, per cui non usano la bocca per pulirsi le zampe, ma usano delle specie di spazzoli di peli che hanno sui tarsi per pulirsi gli stiletti e il rostro. Quindi se l'azione per contatto è scarsa e l'azione per ingestione è scarsa, quando un insetticida funziona per ingestione e contatto non è un granché. E poi hanno forme di resistenza come le uova, che se perdi un gruppo di adulti, ma anche le cimici sono poco, veramente poco, è difficile, bisognerebbe inzupparle nell'insetticida per farle andare a contatto bene, che non è una cosa così semplice. E poi quindi cosa fate? Le tecniche che funzionano meglio al momento, per come la vedo io, sono quelle basate sugli shock termici, ovvero o l'azoto liquido, si fa uno shock termico verso il basso, si usa praticamente un getto di azoto in fase di liquefazione che fa meno 169 gradi sotto zero, se ricordo. Però fa danni anche, no? No, in realtà non fa danni, può fare danni su alcuni materiali perché ci sono dei problemi di dilatazione termica. Però è anche vero che si parla di vetro, di porcellana, e di solito le cimici sul vetro e sulla porcellana non ci stanno. Più che altro è scomodo e potenzialmente pericoloso per l'operatore, ci sono un po' di problemi logistici, diciamo, però funziona, sono stato uno dei primi a provarlo e funziona molto bene. L'altra tecnica è quella del vapore secco saturo surriscaldato, ovvero vapore a 180 gradi, che non bagna particolarmente, e anche qui uccide le cimici perché gli denatura al volo le proteine, muoiono in un decimo di secondo. E sono due tecniche che funzionano piuttosto bene. Hanno provato altre cose, un po' meno freddo, cioè un po' meno freddo dell'azoto o un po' meno caldo del vapore secco saturo, ma non funzionano altrettanto bene. Io uso il vapore da più di 10 anni, ho sperimentato la tecnica sul campo, quindi sono stato un po' un pioniere di questa cosa qua. Noi lavoriamo col vapore da oltre 10 anni, ci troviamo benissimo, è comodo, è pratico, è poco costoso, quindi... Bene, abbiamo dato consigli a tutti, abbiamo parlato delle cimici, magari con te un'altra volta ci vedremo per parlare anche di blatte e di scarafate, che poi è un altro settore che voi seguite. Ti ringrazio moltissimo, è stato veramente gentilissimo. Allora ricordiamo Pest 2000, dottor Franco Casini, lo trovate facilmente su internet, è un punto di riferimento. Noi scherziamo tra di noi anche. E lui, diciamo, che è un grande e grosso esperto, effettivamente possiamo usare tutti dei termini, diciamo, in tutte le direzioni, lo sei tutti gli effetti, sei molto simpatico anche, devo dire, ci siamo trovati, sei veramente molto disponibile, ti vedo presente nelle chat, nelle discussioni, continui ad aggiornarti, e questo ti fa onore perché è importante oggi che i disinfestatori si aggiornino moltissimo sulle tecniche. Se posso aggiungere una cosa, prego.
diceva prima il professore, sì, se uno non sa qual è la causa e fa un trattamento, non la risolve. Ma io non faccio un trattamento se non conosco la causa. Voglio dire, prima ci vuole per forza una diagnosi. È impensabile fare un trattamento così. È come se uno dicesse, scusi dottore, ho il cancro. No, ma facciamo comunque un bel ciclo di chemioterapia, così siamo tutti. Non funziona così. Certo. Non in campo una contromisura se non so esattamente qual è il problema. Ogni problema ha le sue contromisure specifiche, se si adottano quelle sbagliate o quelle che non c'entrano, non si risolvono i problemi. Noi come lavori disinfestatori risolvono problemi, quindi è importante. Dice Monica, abbiamo te che ci segue, pulire col vapore va bene? Non è una questione di pulire, è proprio una questione di eliminare fisicamente tutte le cimici. Pulire con il vapore non è sufficiente. Se ci sono, sono nascoste, sono bestie che tendono a stare molto per i fatti loro e essere poco visibili. Infatti è più facile vedere i segni che non vedere le cimici stesse. Pulire col vapore va benissimo, per l'amor del cielo, è una cosa sempre ottima e non ha controindicazioni. Gli insetticidi ne hanno parecchie per le cimici. Il vapore non ha controindicazioni. Però è un lavoraccio infame e cercare di eliminare le cimici col vapore normale è un disastro. Si fa una specie di palude finale che non è una cosa simpatica. Bene, grazie mille Franco. Allora alla prossima. Alla prossima. Forza, noi siamo qua ad avere, siamo molto curiosi di quello che ci racconterai, perché sono problemi che poi prima o dopo incrociamo nella nostra vita. Anzi, questi problemi stanno aumentando ultimamente perché l'urbanizzazione, il modo di costruire non fa... diciamo favorisce sempre più la presenza di queste animali, case scaldate bene tutto l'anno, specie tropicali che arrivano, c'è un po' di tutto. Ma credo sia sempre stato così, tutto sommato. Va bene. Si studia la storia di queste cose, niente di nuovo sotto il sole, insomma. Benissimo, grazie ancora, ciao. Alla prossima. Allora, eccoci qua, cerchiamo di... Eccoci qua da capo con Gabriella, gli invincibili. Avete visto che storia le cimici? Adesso bevo un po' d'acqua anch'io, sì, perché mi ha fatto venire la gola, l'ansia. Chiedevo alle ragazze se loro avevano mai avuto questi problemi, se avevano mai avuto delle punture delle cimici. A me è successo, non a me, però a mia sorella più piccola, Ines, che aveva tipo un anno, che aveva delle bollicine qua nel polso, così. E non sappiamo ancora da adesso che cos'era, però dopo tipo un mese e mezzo si sono tolti. Allora, vediamo un po' i nostri esperti, guarda, te li faccio entrare tutti e due, così anche il professor Principato, che vedo ancora, ecco qua, che ha sentito, è difficile fare una diagnosi, no, professori, esperti? Ma come forse saprete, noi da 10 anni siamo... consulenti di Trenitalia per Cimex Lectularius e teniamo sotto controllo tutti i treni italiani, adesso anche i regionali, che insomma non hanno questi problemi. Riguardo... Come? Non sento. Sentiamo. La situazione sui treni è migliorata parecchio. Migliorata tantissimo. L'ho avuto a fare anch'io parecchi anni fa ed erano le idee molto confuse, diciamo. Sì, ma adesso sono ben messi, devo dire ben messi, ci tengono tantissimo, tengono sotto controllo tutto, e devo dire noi utilizziamo nei treni proprio l'esame della polvere e teniamo a bada qualsiasi tipo di infestazione all'insorgere. E riguardo al trattamento, se mi consente... Prego, prego. Permettermi di aggiungere qualcosa invadendo il tuo campo, ma è un campo diciamo sperimentale. Io ho pubblicato su un mio libro che è questo, non so se lo conosci. Facciamolo vedere meglio, così lo mostriamolo bene. Un modo per uccidere le cimici che è semplicissimo. Guardi, glielo dirò, siccome tutte le cimici sono resistenti ai piretroidi, funziona pochissimo il piretroidi sulle cimici, ben venga il calore, ben venga il freddo, eccetera, eccetera, però c'è un altro sistema semplicissimo, e quando lei va a fare queste disinfestazioni, si procuri una boccetta, uno spray con dell'alcol isopropilico. Una spruzzata di alcol isopropilico che non basta anche nel giro di 3 secondi qualsiasi cimice. So perfettamente, ma i contact killer non sono una novità, e il problema è che quando di cimici ce ne sono 50.000 comincia a diventare più complicato.
Vabbè, però grazie al professore che ci dà anche delle illusioni. Non ci vuole nulla, farle sparire tutte ed eliminare tutte le uova è un pochino più complicato. E noi abbiamo un buon protocollo, non è sicuro al 100%, tanto è vero che diamo delle garanzie per i risultati, ma quando si hanno 4 anni di infestazioni su 2 o 3 stanze c'è rischio di tutto con gli sopravvivi, voglio dire, magari bastasse quello. Si usano i contakiller, si usano un sacco di altre cose, ma funzionano localmente. Anche lo Chantecler, uno glielo spruzza sopra 2 secondi, la cimice è con la donna. Facciamo pubblicità allo Chantecler. L'altro di sopravvivico è l'altro che si usa per la pulizia delle tastiere, dei computer. Benissimo, immediatamente non fa danni e uccide in 3. Lei pensi che è superiore alla Lambda Salotrino? Superiore alla Lambda Salotrino. Non è una chimica perché non uso più insetticidi da oltre 10 anni. Fantastico. Ne metto qualcuno per i produttori perché mi ecco, io però ho problemi di tempo, vi ringrazio. Intanto poi vi ringrazio molto, vi ho ripartito così, abbiamo fatto anche un commento, è stato utilissimo. Grazie professor Principato. E allora grazie Franco ancora, eccoci qua. Allora Gabriella, oggi ci hai portato una storia che ha a che fare con il mondo dei parassiti, perché poi entreremo anche come curare anche la casa, che prodotti eccetera, e vorrei lasciare un po' di tempo anche con noi, ci sarà un ospite importante che è l'ingegnere Finotello Giorgio, e prima di introdurre lui, quindi sentiamo la tua storia che ha a che fare con la ricerca, con la scienza e anche con questo mondo dei parassiti, che ci scelgono in qualche modo. Certo, esatto, infatti continuo sempre sulla linea dei parassiti, e se puoi mandare l'immagine così faccio vedere subito di che sto parlando. Già fatto. Sono i tafani, e so che possono, cioè chi ha provato purtroppo il loro morso, diciamo, purtroppo sa quanto può essere doloroso. Io dal mio punto di vista, da quegli occhi della naturalista, invece non vedo soltanto delle creature fantastiche, che hanno veramente dei colori pazzeschi. Ma la loro storia per stasera ovviamente riguarda sempre la loro visione e forse anche potrebbe aprirsi in un qualche modo quindi una possibilità nel cercare un metodo per proteggersi appunto dalla puntura di questi animali. E praticamente c'è già stato in passato un articolo abbastanza famoso in cui si era fatta una ricerca per vedere quali animali andassero, diciamo, fossero i più colpiti dai tafani, dalle zanzare anche. E è risultato che, per esempio, le zebre sono gli animali che vengono spesso meno colpiti. Questa cosa ovviamente ha molto incuriosito, e quello che si è visto è che esattamente proprio il motivo di questa, diciamo, repulsione è la conformazione del loro mantello, quindi l'essere a strisce bianche e nere. Questa quindi cosa, i giuventini sono salvi, diciamo, ecco. Esattamente, o anche le persone molto alla moda, se vogliono ritirare fuori i capi zebrati, quest'anno è buono per farlo. E questa cosa ovviamente ha incuriosito tantissimo tanti ricercatori, ma ci sono un gruppo di ricercatori che hanno spostato la loro attenzione dagli animali ad altri animali molto vicini a noi, ossia l'uomo. Perché infatti la cosa che ha incuriosito molto è che, ovviamente guardando per esempio delle tribù aborigene, sia nella parte dell'Australia sia nella parte dell'Africa, è consuetudine utilizzare per esempio diciamo, colorare la propria pelle. Ovviamente tutti questi colori che vengono utilizzati, utilizzando delle fantasie, facendo delle strisce, hanno un significato culturale che dipende ovviamente all'interno della tribù. Ma questa cosa quindi appunto ha fatto venire il dubbio e anche la possibilità di chiedersi, ma questa cosa potrebbe realmente difenderli contro, per esempio, le punture di una zanzara o di un tafano, esattamente come avviene per una zebra? Ebbene, esattamente sì. E infatti quello che hanno fatto questi ricercatori è prendere 3 manichini con 3 diverse gradazioni di colore di pelle, una gradazione scura, una gradazione intermedia e una gradazione scura di pelle, con queste geometrie disegnate sul corpo. Hanno lasciato questi manichini praticamente all'aperto in 2 posizioni, una orizzontale e l'altra hanno posizionato invece questo manichino sdraiato per terra. E tutti i manichini avevano addosso una sostanza collosa, così che i tafani che si avvicinavano rimanevano incastrati.
li lasciavano lì per qualche giorno e dopo qualche giorno quindi andavano a raccogliere i campioni e a vedere quanti tafani si erano effettivamente posati sui tre diversi tipi di manichini. E quello che hanno visto e che è stato veramente impressionante è che c'è un numero veramente altissimo di tafani che si vanno a concentrare sul manichino che aveva una colorazione di pelle molto più scura. E il numero invece di tafani che sono stati trovati sul manichino che aveva queste fantasie zebrate era praticamente bassissimo. E la stessa cosa si è ripetuta sia per il manichino in piedi che per il manichino sdraiato. L'ha permesso il manichino... Sei tutto a posto? Il manichino sdraiato in piedi è servito perché in pratica quello che sono riusciti a vedere, il motivo per il quale i tafani non vanno a posarsi su questi manichini, è un effetto di luce, ossia la luce ovviamente ha diverse direzioni, è una luce polarizzata, e quindi quando la luce praticamente, quando si tinge la pelle con queste strisce, che poi quindi c'è un cambio di colore tra il nero e il bianco, la luce ha una polarizzazione tale che non riesce a essere ben visibile dai tafani, che quindi evitano questa zona. Mentre nella pelle più scura, la pelle scura riflette una luce polarizzata che è proprio quel tipo di polarizzazione che i tafani seguono e che li attrae particolarmente. E il manichino in piedi e quello sdraiato hanno diverse, diciamo, luci polarizzate, hanno diversa polarizzazione che attrae, diciamo, maschi e femmine in maniera differente. Quindi le femmine sono attratte soltanto dal manichino dritto. Invece il manichino sdraiato attrae sia maschi che femmine perché sembra un po' che ripeta la riflessione della luce che c'è per esempio di uno specchio d'acqua e quindi questa cosa fa attrarre entrambi il maschio e la femmina. Un'altra teoria molto più dal punto di vista cognitivo invece vuole che la geometria bianco-nero faccia sì che questa cosa mandi in confusione la vista proprio delle zanzare o dei tafani, che in un qualche modo è come se proprio si disorientassero e non sapessero dove andarsi a posare. Quindi le popolazioni australiane e africane che si dipingono la faccia a righe? Sì. Può avere un significato difensivo, quindi non l'avevi già detto? Nasce come simbolismo in realtà per un altro, più che altro culturale in realtà, sono manifestazioni che si fanno per esempio nei passaggi dei bambini alla fase adulta, quindi in realtà hanno dei significati propri, però si è visto che questa cosa coincide perfettamente in realtà con una possibilità di avere anche in un qualche caso una difesa contro i tafani. La copertura della pelle poi in molte popolazioni, per esempio anche in Africa, viene utilizzata anche semplicemente come protezione dai raggi solari, quindi per evitare ovviamente una grande scottatura. Però okay. Si è visto che appunto c'è anche questa coincidenza, quindi potremmo andare in giro tutti quanti con le strisce addosso, magari potrebbe funzionare. Diciamolo a chi fa la moda adesso per l'estate, quando ci sono tante zanzare che pungono, oltre che tafani, magari cerchiamo una moda che sia anche capace di difenderci proiettando colori, immagini anche sulle parti non coperte, magari, visto che si stanno andando a fare con materiali e tecnologie innovative, con LED luminosi, diamo qualche stimolo anche alla moda perché porti qualcosa anche di più interessante da questo punto di vista. Ti ringrazio molto, Gabriele. Ovviamente. L'argomento è bellissimo, è molto stimolante anche per gli scienziati e vediamo cosa succederà adesso in futuro. Sicuramente gli abiti scuri comunque sono da evitare dove ci sono animali che pungono in volo, zanzare, tafani, eccetera. Quindi questa è una regola che sappiamo vale anche quando si va nelle zone tropicali, meglio avere colori chiari. Benissimo, certo. grazie agli invincibili sempre presenti. Adesso sapete che anche per le tigre che ci sono nel giardino, in giro a Padova, ad Abano, dove siete voi, a Montegrotto, e praticamente dovreste vestirvi un po' a strisce, ecco, ricordatevelo questo, così riduce anche la visibilità. Poi le zanzare, si sa, superano anche i colori, le barriere, li sentono a fiuto. Grazie, adesso con noi, lo ringrazio anche per averci aspettato, un amico, l'ingegner Giorgio Finotello, che lui si occupa di biocidi, per un'azienda che si chiama Atotech, ma comunque poi anche per altre aziende, gira un po' il mondo anche, quindi conosce bene la materia. Ti saluto intanto, Giorgio. Ciao Enzo, buona serata a tutti, a chi è ancora collegato dopo questa lunghissima carrellata di parassiti.
Sì, e siamo passati anche un po' dentro casa, come tu puoi immaginare. Questo ti confermerai un mondo molto complesso, no? Voi dovete continuamente rivedere anche le vostre strategie sulla base di regolamenti, delle leggi che cambiano. Anche io metto anche una presentazione che mi hai portato veloce, anche come difendersi, perché voi dovete affrontare, dovete il problema reale, poi portare sul mercato delle cose che siano in qualche modo accettate dal pubblico e che facciano business magari per voi o per chi segui, eccetera, ma che poi servano effettivamente allo scopo. Sì, sicuramente. Uno degli scopi, anzi lo scopo principale, è che i prodotti servano. Abbiamo sentito sia dal dottor Casini che dal professor Principato come alcune situazioni siano abbastanza fastidiose dentro casa, però ci sono ulteriori parassiti che sono stati citati anche da te adesso, come le zanzare, che devono essere in qualche maniera debellate. Quindi i prodotti devono essere efficaci e in questo ci aiuta molto la norma. È vero, le norme spesso e volentieri ci complicano la vita, però se, andando avanti negli anni, direi che l'apparato normativo si sta complicando, ma si sta specializzando. Tant'è vero che recentemente anche a livello europeo è stato introdotto un regolamento nuovo per la parte biocidi che ha visto la prima stesura nel 98 e poi ci sono edizioni successive fino a quella in vigore attuale che è la 58 del 2012 e che prende in considerazione tutto i prodotti che si chiamano biocidi e che quindi hanno a che fare con gli aspetti di insetti e situazioni nocive o fastidiose per l'uomo. Nello specifico, ancorché l'argomento sia vastissimo, se parliamo di controllo degli animali nocivi ci riferiamo al gruppo 3 e al tipo di prodotto 18, che include appunto gli insetticidi, gli acaricidi e i prodotti destinati al controllo degli altri artropodi. All'inizio di questa conversazione le tue simpaticissime invincibili hanno mostrato dei piccoli roditori e tu hai fatto presente come questi potrebbero non essere ospiti simpatici dentro casa. In questo, anche per questi prodotti, il regolamento ha creato un apparato normativo che fa sì che l'utente, l'utilizzatore finale, un semplice consumatore e soprattutto invece il professionista, il disinfestatore come dottor Casini che abbiamo visto prima, abbia a disposizione dei prodotti che sono stati testati, validati e verificati da degli enti terzi superiori che sono i Ministeri della Sanità, della Salute e dell'Agricoltura a livello europeo, insieme alla Commissione e all'organo competente che è l'ECA. Hai parlato di zanzare. Zanzare sono, credo che uno, insieme alle cimici del letto, di cui abbiamo sentito tantissimo, uno dei problemi dell'estate. L'estate viene ricordata perché c'è il sole, c'è il caldo, ma ci sono anche le zanzare che fastidiosissime pungono. Come difenderci? Forse con l'abbigliamento a strisce anche per le zanzare, forse sì, forse no, ma sicuramente è importante pensare a una difesa che, se non viene fatta dai professionisti o dagli enti locali, è importante che ogni consumatore, che ogni persona immagini di farla per conto proprio, utilizzando dei prodotti che sono in commercio, a cominciare dall'inizio della stagione. Non aspettiamo di vedere volare le zanzare che ci pungono perché abbiamo perso un buon periodo per combattere queste zanzare. Ed ecco quindi l'importanza di prodotti larvicidi per ridurre la pressione di della popolazione delle zanzare. Le zanzare svernano in modi diversi a seconda delle famiglie, delle categorie, però di sicuro prediligono moltissimo i punti dove ci sono dei ristagni di acqua, come i tombini, in periodi magari anche un po' siccitosi, dove un po' l'acqua ristagna in pareti verticali
Ed ecco quanto sia importante l'utilizzo di prodotti larvicidi che ci permettano di ridurre la popolazione e la formazione degli insetti adulti, che poi sono quelli che ci vengono a pungere. Ci vengono a pungere solo gli insetti femmina, però questo credo sia un altro discorso. Si è parlato prima, le hanno citato sia il professor Principato che il dottor Casini. Nel passato esisteva un prodotto che molti di noi hanno sentito nominare, il DDT, che è tipico del momento. Il FLIT. È l'acronimo di una cosa complicatissima da pronunciare, che è il paradiclorodifeniltricloroetano, che è una molecola chimica che è stata appunto sviluppata verso il secondo dopoguerra per supportare soprattutto le forze armate e che ha invaso molte delle nostre campagne. Utilissima, io purtroppo sono un po' sbilanciato verso la chimica forse rispetto ai tuoi ospiti precedenti, però sicuramente la chimica nel passato ha dato una grande mano allo sviluppo e al benessere. Chiaro che come tutte le cose, quando si eccede non fa mai bene, quindi neanche la chimica non va... con la chimica non si deve eccedere, non vanno utilizzati i prodotti senza coscienza, non vanno utilizzati i prodotti senza attenzione. Però puoi vedere che dal DDT c'è stata un'innovazione tecnologica fondamentale, importantissima, da un prodotto clorurato siamo all'industria, ha preso spunto dalla natura e ha messo a punto i piretroidi, li abbiamo sentiti nominare prima. Non sono altro che delle molecole di sintesi che copiano gli effetti e l'efficacia delle piretrine, che sono gli estratti del fiore del piretro. Ti dirò di più, molti di noi, quelli che ancora non sono stati presi dalla fobia della chimica, per difendersi dalle zanzare, che in alcune situazioni possono essere più che fastidiose, ma veicolo di malattie, utilizzano dei prodotti a bassissimo impatto tossicologico e ecotossicologico, ma che permettono di vivere in ambienti magari un po' palustri e lacustri in maniera più che dignitosa. Quindi direi che l'industria supporta queste situazioni, i prodotti vengono testati e per testare questi prodotti, sviluppare questi prodotti ci sono degli investimenti molto importanti, perché stiamo parlando di più di centinaia di migliaia di euro per poter mettere in commercio un prodotto, quindi credo che ci sia anche una certa tranquillità e sicurezza nell'utilizzo di questi prodotti. Ma oltre alle zanzare, l'estate... e non solo l'estate, ci fa trovare degli altri ospiti, spesso chi ha il giardino, ma anche alle volte dentro casa, e sono le formiche. Che noi adoriamo ovviamente, perché sono animali splendidi, sociali, interessantissimi, studiamo, però qualcuna quando viene in casa, e sono troppe, crea problemi. Sì, soprattutto se poi aprendo la zuccheriera magari ti capita di trovarti dentro le formiche chiedendoti come mai ci sono arrivate. O se ti mandano qua... le fognature o il legno, chiaramente se scavano i loro nidi dentro situazioni che magari abbiamo anche nella struttura dei solai, dentro nelle imbottiture, nelle coibentazioni, eccetera, della casa. Infatti. Abbiamo perso la tua presentazione. Sì, direi di sì, ma anche per queste, anche per le formiche, adesso vediamo se la presentazione riusciamo a recuperarla al volo, per dire che anche per le formiche, chiaramente l'industria sta cercando di dare una soluzione all'utilizzatore, all'utente domestico, ma anche al professionista, quando sia necessario debellare le colonie formicai,
e con dei prodotti di formulazioni diverse. Perché? Perché in realtà le formiche, Enzo, qua tu sei sicuramente più ferrato di quanto non possa essere io, ma vivono in colonie molto strutturate e organizzate, e quindi se realmente vogliamo debellare le formiche probabilmente non è sufficiente fermare o uccidere le prime due che vediamo, ma sarebbe molto più efficace avere qualcosa che identifichi la provenienza e trovi e anche la specie, perché abbiamo visto è importante conoscere che specie, e conoscendo la specie si sa che tipo di ambiente favorisce quella specie o che situazione attorno a casa, anche spesso, perché non detto che sia in casa, favorisce l'entrata di quel tipo di formiche. Questo vedo spesso nelle cose che ci chiedono, nelle segnalazioni che ci fanno, non si sono resi conto di avere situazioni che favoriscono la presenza. Poi quando si vedono un gran numero di formiche ti posso confermare che si tratta di formicai che hanno già una certa età, non è che il formicaio diventa numeroso, le formiche diventano numerose in poco tempo, hanno bisogno anche loro di un anno, due, tre anni per sviluppare numeri importanti. Ecco qua, ti ho ripreso la presentazione. Dovresti aver ritrovato la presentazione e proprio per seguire quello che stavi dicendo, in commercio ci sono delle soluzioni che sono a base di polvere, che già a livello come formulazione è abbastanza invisa alle formiche, e che contiene questa polvere all'interno un principio attivo che va a contrastare le varie specie di formiche. Poi chiaramente è molto importante avere una diagnosi o avere quantomeno un'indicazione di che specie di formiche stiamo trattando, ma ci sono anche dei prodotti che per la loro natura e per la loro conformazione e formulazione sono un po' più efficaci qualora non si sia in grado di riconoscere o identificare la provenienza delle formiche o la formicaia stessa. Ecco quindi che sono stati sviluppati dei prodotti in gel applicati con gli erogatori d'esca, quindi molto sicuri per gli animali non target, quindi onde... Questi prodotti possono essere acquistati da tutti o devono richiedere un patentino? No, questi prodotti attualmente che rientrano nella categoria dei biocidi o qualora non siano stati aggiornati alle ultime normative sono presidi medico-chirurgici, al momento sono facilmente acquistabili dai consumatori senza patentino nella loro confezione per utilizzatori non professionisti. La maggior parte dei prodotti vede... e di solito la suddivisione è legata alla quantità di prodotto, vede due possibilità di messa in commercio di questi prodotti, una dedicata a un utilizzatore non professionista, quindi vedete quantità da 5 grammi, magari come è questa siringa, o da 10 grammi che sono le due trappoline o erogatori d'esca, rispetto a una polvere da chilo che molto probabilmente è un prodotto per il professionista. L'ultima categoria di parassiti o quantomeno ospiti non desiderati, e l'ho tenuta per ultima anche per una questione estetica, sono le blatte o gli scarafaggi, che rispetto ai primi due sono forse meno frequenti nell'accezione comune, ma che sono particolarmente fastidiosi e portatori di malattie. Anche per questi insetti, questi ospiti non graditi, l'industria, seguendo quanto raccontato finora, ha messo a punto dei prodotti che sono stati testati efficaci, sfruttando anche una peculiarità di solito degli scarafaggi e delle blatte, che è quella di essere necrofagi,
chiaramente l'avvelenamento secondario in questo caso è una situazione ricercata e voluta per debellare in velocità e in modo efficace le colonie di scarafaggi. Non ho capito bene, cioè in pratica tu stai dicendo che questo prodotto avvelena una blatta, le altre vanno a mangiarsela. Esattamente, anche perché quindi si propaga in questo modo, beh, un modo per riciclare il veleno sicuramente all'infinito. È un modo per riciclare il veleno, tant'è vero che poi preferisco utilizzare il termine principio attivo piuttosto che veleno, ma lo sviluppo di queste formulazioni. Scusa Enzo? Di fatto sì, è un veleno per loro, diciamo. È un veleno per loro sicuramente, ma è anche ricercato e voluto che non sia un veleno con un knockdown effect immediato, ma che piuttosto possa utilizzare gli stessi ospiti, gli stessi insetti, come veicolo dello stesso. Ecco, siamo quindi parlando di animali che hanno un'evoluzione molto lunga, sono molti milioni di anni, centinaia di milioni di anni, e sono abbastanza furbi, intelligenti, malgrado siano insetti. Quindi bisogna considerare che hanno anche loro capacità di percepire le nostre strategie per liberarsene e quindi magari di aggirarle. E infatti, tanto è vero che come per le formiche, ma in maniera un po' più drastica, si utilizzano dei prodotti che sono in formulazione o liquida concentrata per andare a stanarli, a stanare gli insetti in anfratti non facilmente raggiungibili, perché si infilano in forellini molto molto piccoli, oppure, come raccontato finora, con prodotti in formulazione gel con un principio attivo che non abbia un knockdown effect immediato, ma che induca l'insetto stesso a rientrare nella tana, dove poi essere il veicolo del veleno. Benissimo. Giorgio, per trovarti eventualmente, per avere informazioni, contattarti, cosa bisogna fare? Ma mi trovate sul sito web di atontech.it o tramite Micro Megamondo, dove tu puoi gentilmente posso anche dirti che ringraziamo la ditta India che ci ha reso possibile anche in qualche modo la realizzazione del percorso della mostra di Parassitopolis, che è una ditta che tu hai seguito e che segui ancora, per quello che capisco. Io non sono esperto poi in queste relazioni, ma che è molto importante a livello internazionale, che si occupa anche di alzare la qualità dei prodotti e portare sul mercato sempre soluzioni importanti, quindi noi cerchiamo di aiutare anche le aziende e i disinfettatori a crescere in questa direzione. Noi non siamo ovviamente protagonisti in questo senso, ma ci mettiamo del nostro. Chiaramente professionisti importanti, esperti come il professor Principato, invece possono dare molto e hanno dato molto in questa direzione. Allora io richiamo anche tutti quelli che sono collegati adesso, che ci salutiamo tutti quanti. Anche Franco, questo bel incontro sui parassiti, mi dispiace se ho rovinato un po' i vostri interventi con questione di tempo, abbiamo tagliato un po' e vi abbiamo allungati. Ringrazio Franco Casini, ringrazio Mario Principato, Gabriella, le Invincibili, Vasma e Francesca, Riccardo Poloni, Giorgio Finotello, e ringrazio la Paola Sardena che è collegata con noi sempre, chiaramente a seguire un po' tutte quante le dirette che facciamo e a rispondere anche alle vostre domande. Benissimo, e l'appuntamento allora di sentirci magari con voi, perché noi faremo l'ultima puntata il 29 su un argomento questa volta molto meno in apparenza scientifico, ma abbiamo voluto dedicarci prima delle vacanze di agosto a un documento più ludico, che sono il mondo delle fate, che spesso vengono viste con ali di farfalla, di libellula, e noi ne parliamo dal punto di vista della narrazione, del rapporto tra l'uomo e la natura, quindi fare una puntata un po' più leggera, con meno nomi scientifici, nomi magici e luoghi magici che appartengono alle nostre tradizioni e a quelle indoeuropee. E poi magari con voi ci potremo rivedere da settembre in poi, e vi ringrazio molto per la collaborazione e spero appunto che possiamo sentirci. Grazie mille e vi saluto tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.